molto vicino al mare. Molto, molto pesce azzurro, sì. Ma è piena anche la costa, signora. Anche l'acqua, certo. È piena di pesce azzurro, ci sono i 5 pesce azzurri, famosissimi, Milano Marittima, Rimini, Cattolica, Fano e Senigallia. Anche Modena, anche Modena. No, Modena non c'è, Modena non c'è. Ma, Centinarola, c'è Centinarola. Non lo sanno, quelli di Modena non sanno dove è Centinarola, signora. Già, sì, quando sono tutti, è vero. È vero, mi sono distratto. Allora, e qui partiremo sempre da un pesce azzurro e andremo a scoprire le caratteristiche del nostro territorio, signora. Ho capito. Ho e allora, capito. Che cosa facciamo oggi? Andiamo a mangiare a Cattolica. E dai, a Cattolica. E siamo già stati a mangiare. Io non ci sono mai stata, non no, vedo ci l'ora. Siamo già stati, lo ci siamo già stati. Ci siamo già stati. Sì, sono smemorato. Capito. E poi andremo a visitare il mercato ittico di Fano. Mercato ittico. Quello all'ingrosso, si arriva la mattina alle 3 e si finisce alle 5. Siamo all'acquario di Cattolica. Sì, davanti al pesce azzurro. E allora, pesce azzurro show! Siamo al pesce azzurro di Cattolica e iniziamo con il primo dei due antipasti che sono le olive ascolane. Mangiamo, mangiamo, mangiamo. Fulgenze, è meglio che non le mangi. Perché? Hai il colesterolo alto, dopo non ti arriva il sangue al cervello. No, ma le olive ascolane di pesce, a differenza della carne, il pesce mica ostruisce le arterie o aumenta il colesterolo. Cosa fa? Ma non è calorico il pesce, quindi ne potete mangiare a volontà. Hai capito? Allora me le sbrano! Allora me le sbrano! Ma scusi! Ah, fammi senti. Buono! Buono! A volontà! Non so buono! Siamo al porto di Fano, è prestissimo, un'ora indefinita, io devo ancora capire che ore sono, mi sono appena svegliato, ma siamo sul pezzo perché dobbiamo capire i pescatori a che ora arrivano, che cosa fanno e dove portano il pesce. Andiamo! Siamo a bordo della motonave peschereccia. Salve, comandante! E lì c'è la televisione. A che ora siete tornati? Urla che non ti sentono. Siamo tornati alle 3. Alle 3? Siamo sempre a quest'ora qui. A quest'ora, siamo alle 3, sono le 3. Siamo entrati nella nave peschereccia, vediamo già qua delle nocchie appena pescate che ancora si muovono, devono essere pescate da pochissimo. Comandante, a che ora volete pescare queste? Da quanto è che siete usciti? Queste sono un pesce che si pesca di notte, nella mattinata di questa notte insomma. Questa notte. A che ora sei uscito? A che ora sei partito? Siamo usciti ieri verso le 3. Tre e mezza. Del pomeriggio o della sera? No, del mattino. Ah, del mattino. Un giorno che siete fuori. No, di solito dobbiamo sbarcare. Ma questo dove lo portate adesso? Al mercato ittico. Al mercato ittico. A dove andiamo tra pochissimo? Siamo in formissima, siamo in un'ora tranquillissima del giorno. Che ore sono, signora? Le 3:30 della mattina. Ma qui non sembra di essere le 3:30 della mattina. No, sembra di essere le 10 di sera. Siamo qui davanti all'ingresso del pesce azzurro di Fano. Ah sì, ma è chiusa quest'ora, alle 3 di mattina. È chiuso? Non è che si mangia tanto il pesce. Siamo qui pronti per andare, che cosa? A vedere il mercato ittico. Che cosa si fa al mercato ittico, signora? Cosa si fa al mercato ittico? Si ammazzano i polli, i porcelli.
i quarti di bue. Chissà cosa si fa al mercato ittico. Si compra il pesce all'ingrosso. All'ingrosso, i pescatori vengono qui, i pescivendoli, i pescatori portano il pesce. I pescatori portano il pesce, i pescivendoli il passaggio, il pesce. È il passaggio di mezzo in cui fanno l'asta. La borsa, andiamo a vedere la borsa del pesce. Signora. Fanno delle cagnare per comprare delle cose grossissime. Adesso ci spostiamo a pochi metri qui davanti a queste fantastiche siepi di Bosso. Noi siamo qui, siamo pronti e partiamo. Da Bosso. Il pulling col Bosso. Cosa fa, signora? Si mantengono bene, no, così si mantengono sempre verdi, sempre. Facciamo una partitina allora prima. No, dai, andiamo a vedere il mercato del pesce. A Bosso. Andiamo. Qua due passi, guarda, ci mettiamo un po'. Come secondo antipasto oggi abbiamo cozze gratinate. Le cozze mi fanno pensare a quella povera cozza di Suor Matilde. Poverino. Era nostra collega, lei andava sempre a pescare le cozze. E poi lo sa, è stata sbranata dai pirani. Sbranata in 30 secondi. 30 secondi. C'è rimasto solo l'osso sacro della povera sorella. Ma mi dispiace, voglio dire, ma come è successo? Scusi. È stato un incidente, perché ci sono pesci buoni e pesci cattivi. Una tragedia. Qui mi passa quasi la fame. Allora, dalle prendi, le dai, mangiamo le che ce le sbraniamo le morte. In onore di Suor Matilde. Ma vabbè, dicevo per dire. Non buoni, veramente. Pesce fresco, freschissimo, con l'occhio bombato, vivo, mi raccomando. Vedo che siamo in compagnia del professor Marinco. Sei Felice, mi chiami Felice. Ah, Felice Marinco, ecco, esperto nutrizionista che oggi ci parlerà del pesce. Pesce azzurro. Ecco, siamo qui, professore, guardi, siamo qui, qui davanti, guardi qui in camera, qui dritto, ecco, perfetto, fermo così, perfetto, vada. Pesce azzurro e in particolare delle alici. Alici, acciughe, alici si possono indistintamente chiamare nell'uno o nell'altro modo. Pensi che io ho due figlie, infatti una si chiama Alice. E l'altra acciuga? No, Barbara. Professore, ci parli delle alici? Beh, le alici sono un pesce all'apparenza inutile, di piccole dimensioni, che vive 5 anni e si nutre di zooplancton. E lo zooplancton, che poi sarebbero quei microrganismi che vivono in balia delle correnti, vero? Sì. Certo, appunto, quindi lei pensa che questo pesce all'apparenza inutile, invece è un pesce dalle eccellenti e strepitose qualità nutrizionali, gustosissimo da mangiare e anche facile da digerire. Infatti consiglio estendibile a tutta la popolazione mangiare pesce azzurro almeno 2 volte a settimana. Quattro quindi. Minimo due volte, vabbè, però anche quattro volendo. Anche certo, quattro, o anche cinque. Chiaro, va bene. Professore, ci parli delle importanti qualità nutrizionali delle alici? Beh, importanti sono gli acidi grassi omega 3, è una grandissima presenza nelle alici, che sono detti così grassi buoni, che aumentano il colesterolo buono e abbassano il colesterolo cattivo. Sono consigliate per chi ha problemi cardiovascolari, sono tantissime le vitamine presenti, ma anche i sali minerali, per esempio il fosforo. Guardi qua in camera, professore, qui da qui davanti, no, proprio qua, un po' più là, al centro, proprio a destra, ok, perfetto, così, però anzi non va bene, comunque va bene. Il fosforo tra l'altro è importantissimo per lo sviluppo delle funzioni cerebrali, vero professore? Certo, poi anche il selenio, lo zinco, il calcio. Il calcio infatti per la salute delle ossa e dei denti. Tante qualità a fronte di un prezzo, oserei dire, modesto. Come le mangiamo le alici, professore? Le possiamo mangiare alici marinate, sono buonissime, oppure ripiene, con le salse. Con le puntarelle di cicoria, giustamente. Oh, certo, anche con l'indivia di San Martino. Benissimo. Ma senta, ma quindi quante volte, ripetiamo, a settimana bisogna mangiare? Minimo 2 volte a settimana. E mi raccomando, il pesce deve essere fresco, con l'occhio bombato, vivo! Bene, ringraziamo il professor Marinco. Felice, mi chiami Felice. Felice Marinco. Arrivederci. Allora, siamo con, come ti chiami tu? Dimmi come ti chiami. Gianfranco. Guarda lì Gianfranco. Presidente del consorzio ittico. Presidente del consorzio ittico. Sì. Che come funziona il consorzio ittico? Il consorzio ittico, quando il comune chiudeva il mercato,
abbiamo fatto un consorzio. Guarda, guarda qui, guarda, c'è Comarpesca. Vieni. Ci ha aiutato molto il Pesce Azzurro e abbiamo messo in piedi questo consorzio perché le barche avevano bisogno del mercato. Ho capito. Bene. E quindi adesso noi abbiamo questo mercato ittico grazie a questa unione tra Comune, Pesce Azzurro e. È Comune dallo stabile. E dallo stabile. E Pesce Azzurro insieme alla cooperativa lo gestiscono. La gestiscono. Questo, signora, questo qua, signora, è un cefalo. È un cefalo. La Valdigara in dialetto. Detto cefalo. I cefali li hai mai usati? No, io 12 anni che sono vedo, ormai sono a posto. Io ho 12 anni che mio marito è morto e niente, non ho più. Questa è della Idalea, si chiama. Idalea. Andiamo a vedere altri pescioni più grossi da questa parte, che vedo che si muovono da questa parte. Andiamo. Grande. Signora, guarda, metta un dito lì. Questo è le grande. Oh, questo è vivo. Aspetta, faccia vedere. Questi maschi. Il maschio è così. Lo puoi vedere più vicino? A che profondità vivono questi? Questi ci sono fino là in Jugoslavia. Fino in Jugoslavia, quindi c'è profondità 10 metri? No, 50. 50. Con 10 metri così a piedi in Croazia, un po' di profondità ce l'ha. Ma di quello? In quadri 10 metri. Questo è merluzzo, signore. Sono sempre buoni i merluzzi. Un po' piccoli. Ti vedi qua? Il merluzzo, quelli più grossi. Quelli più grossi. I merluzzi, belli. Guarda, belli. Scusa Gianfranco, questi si pescano già tutti nelle cassette così? Cioè sì, le cassette. Uno mette le reti ed escono fuori le cassette. No, nelle barche c'hanno le cassette vuote, a un certo punto fanno, op, qui saltano dentro dall'acqua e si mettono tutti in fila loro perché sono, li proprio crescono, le madri, li crescono, a un certo punto quando passa la barca tutti dritti a cortello. E allora ma guarda come sono precisi, guarda, sono proprio messi come se fossero stati veramente, sono usciti fuori così dall'acqua, così, guarda. Sì. È il momento del primo! Buonissime le casarecce alla marinara, buonissime! Molto buone! Che non esagerare, perché? È meglio che mangi solo in bianco che ti si alza il colesterolo e il diabete. Mamma mia, no! No, ma guardi che il sugo alla marinara è il pesce, è carne buona, si digerisce facilmente. Sono grassi tutti quanti buoni, Jeffrey, diglielo! Ma certo, ci sono vitamina A, E, sali minerali, potassio, zinco, calcio, fosforo, selenio. La povera suor Selenia. Che è successo? Non avete saputo. No, eravamo in missione in Patagonia. A Ushuaia. E che è successo? Scusate, a Ushuaia. È stata sbranata da un'orca assassina. Un'orca gigantesca di 3 tonnellate. Mi dispiace. Se l'è sgranocchiata tutta. Se l'è sbranata in 50 secondi quell'orca. Chi si è rimasto di suor Selenia? Io solamente il rosario. Come rosario? Perché non l'ha mangiato il rosario? Perché era fatto di semi. L'orca non piacciono i semi, piacciono le suore intere. L'orca si mangia solo le suore intere. Ho capito. Possiamo mangiare comunque? Mangiare, me le sbrano. In memoria della povera sorella Selenia. Sono sopravvissute? Voi siete sopravvissute? Veramente. Non è buono. Ma quanto è bello sto confessionale, è bellissimo. Confessa! Nome e cognome? Richard Morales. E vieni da? Perù. Ah, vedi? Da quanto tempo sei in Italia? Dal 2007. E da quanto viene il pesce azzurro? Del 2007. Ah, bravissimo. Facciamo subito delle domande. Allora, capitale del Perù? Lima. Bravissimo. Piatto preferito il pesce azzurro? Ah, è la pasta. La pasta, qualsiasi sì, pasta. Sì, il primo lo fanno benissimo, sempre caldo, abbondante e buono. Buongiorno signora, si chiama? Nicoletta Paciotti. E viene da? Gubbio. Il suo pesce preferito, signora? Il pesce azzurro in genere. Venite da? Forlì. Ecco, quante volte venite al pesce azzurro? 3-4 volte. 3-4 volte quando siete qui da queste parti, sì, giusto? In vacanza. 4 giorni, 4 volte. Una volta c'era il vigile che faceva il sorteggio. Ah, c'era il vigile? Sì. Perché quante erano le barche una volta? Una cinquantina di barche. Ah, una cinquantina, quindi c'era il vigile che faceva il sorteggio. Signore, oggi c'è lei. Oggi estraggo io con la mia manina.
Vergine. Allora, siamo pronti. Allora, spieghiamo. Queste sono le barche che hanno sbarcato qui a Fano. Tutte queste oggi? Sono 14. Invece queste qui sono le barche che sono venute con i camion, sono le barche di fuori. Una è una di Civitanova. E quindi... Io chiedo. Siamo pronti all'estrazione, c'è gran fermento, tutti i pescatori aspettano perché la prima barca che verrà estratta avrà i prezzi più alti, giusto Angelo? È l'ultima possibile. Lista. Dunque, sì, Rosi. Numero 14. Non sempre. 5. Vento del nord. 5. Dopo vedremo qui cosa diranno, se saranno contenti o meno di questa estrazione, se ieri c'è qualcuno che è sempre l'ultimo, dice che sempre a me, sempre io l'ultimo, vediamo chi sarà l'ultimo. Paolo primo era 7. Era un 7, non era un 1, scusate. E ancora buon appetito, piatto pulito, grazie. Adesso me lo sbrano secondo. Siamo ai secondi. Abbiamo filetto dorato con patate al forno. E immancabile grigliata azzurra con l'insalata, fantastica. Immancabile insalata. Allora, cosa ci dite di questi piatti pieni di pesce? Tutto pesce qua, La grigliata azzurra c'è sempre. Tutte le volte che veniamo qua la troviamo. Ma d'altronde il grande capo ne ha moltiplicati di pesce. Il vostro grande capo, il... Il capo del pesce azzurro, Pezzolini. Ha moltiplicato i ristoranti, Fano, Cattolica, Senigallia, Rimini, Il nostro capo, Pezzolini. Che fa i miracoli con sto pesce. Ma ascoltate, vi volevo chiedere, quindi voi di che ordine siete alla fine? Noi siamo dell'ordine delle carmelitane scalze. Scalze, la mattina se le ha mangiate i piragna, la serena se le ha mangiate l'orca. L'orca assassina. Per non parlare della superiora. La superiora. Eravamo in Tasmania. Che è successo al superiore? È stata presa da una piovra gigante! Mamma mia! Se l'è portata via! E non l'abbiamo più trovata! Anche perché la piovra ha fatto tutto quello schizzo di inchiostro! Non si vedeva più niente! L'abbiamo lasciata ai fondali marini! Mi dispiace! Che faccia l'anima sua! E da allora ci chiamiamo carmelitane scarse! Va bene! Quanto è buono questo film! Buonissimo! Me lo sbrano! Andiamo a vedere qua, guarda che fermento, guarda quanta gente, signora. È solo le 4 della mattina, tra l'altro. No, ormai appena... più tardi sarà aperto che sei in piedi. Venga. C'è anche lui, guarda. Dì dove sei, come ti chiami tu? Io mi chiamo Massimo, sono di Napoli. È di Napoli. Famoso, diciamo, pescatore o pescivendolo? Non tu? Capisco un c***o di pesce. Cominciamo. Questo è il vento. Signora, guardi, ci sono anche le signore. Ci sono anche le signore la mattina presto. Cosa fate voi nella vita la mattina alle 4 della mattina qua? La campanella, signora. La campanella, tutti in classe, avete agito in classe adesso. Allora, voi cosa fate qua? Compriamo Caco, voi siete compatrici quindi oggi? Certo. Non avete il negozio? No, io ho venduto un ambulante, io col cannuccino. Fino al Piobbico questa. Dal Piobbico? Tutte le sere. Senti, la gente del Piobbico mangia il pesce, prende da fare. Ma senta, com'è il pesce oggi? Come lo vede oggi? Oggi un po' scarso, diciamo. Poca roba oggi? Ho detto che quindi infatti oggi... più? Ah sì? Si prevede? Il pesce poco costa di più. Ecco, allora anche a Piobbico oggi non sarà semplice. Ma domani chi lo sa, poi ogni giorno cambia. Ma pesco in una balena la compri tutti. Massimo, e lei invece la sua barca? Lupo. E quindi quanti anni c'ha la sua barca più o meno? È una domanda difficile. Miliardo di dollari. 30 anni. 30 anni, tutti 30 anni, anche prima siamo andati a vedere una barca. Abbiamo tutti 30 anni, io sono tutta la pelle. Abbiamo tutti 30 anni. Andiamo a vedere se si vende bene oggi. Inizia l'asta, andiamo, guarda come stanno caricando. Iniziano a caricare, guarda. Siamo in compagnia del grande chef Mirko Ioni. Eccoci, Mirko! Signor Mirko! Signor Mirko! Aia! Porca
porca boia, che pezzo di cragnata. Salve a tutti, sono il cuoco Mirko Ioni e lavoro alla mensa scolastica della scuola elementare Cristina d'Avena del Porto San Giorgio. Ma come? Lei non aveva il ristorante a Numana che si chiamava La Bella Sirolo? Sì, c'avevo un bel ristorante, però me ne trasferito. No, trasferito, me ne accusato proprio, come si dice quando te cosano, quando... Te piano, te cosa? Ah, lei è andata in aspettativa. No, cosa aspettativa? La cosa, no? Quando te scrive, te cosano. Licenziato? Licenziato, ma ne è licenziato. Aia, purtroppo. E come mai? Vabbè. Sono stato trasferito in questa scuola. E niente, allora oggi vi voglio far vedere un piatto proprio molto fresco, molto semplice. Ricorda proprio la stagione in corso, la cosa, no? Arriva fresco l'estate. No, quando la primavera. È la primavera, ecco, ricorda la primavera. Sono le famosissime penne con le cose. Le penne fresche, ti ho detto. E le cose, fresche, no? Basilico. Quando c'è un po' di tutti, verdure. Bravo, le penne con le verdure. Abbiate pazienza, oggi purtroppo è una giornataccia che mi fiola alle 4 se faceva la merenda. Non si è tagliate i cosi? Tutti e tre, si è tagliata tre cose? Le dita. Lei tagliava le cose e non si è per questa, perché pensa sempre c'è la testa per aria. Non si è tagliata tre cose? Aia, mi dispiace. Si è tagliate, oh, de netto, nel capito. Mi dispiace. Una cosa disgustosa. Allora, le penne con le verdure è molto semplice. Prima di tutto devi piare le penne, perché tanto senza penne. Non te viene le penne con le cose. E poi ci vuole soprattutto le cose. Più cose c'hai e meglio. Più verdure abbiamo. Più verdure ci metti e più il piatto è coso, no? È gustoso. È gustoso, bravo. Quindi ci metti i cosi, ci puoi mettere le cose. I peperoni, zucchine. I peperoni, le zucchine. Melanzane. Bravo, i cosi. I carciofi. I carciofi, poi ci metti quelle che puoi fare, che le cose. Le patate, bravo. Cioè, metti te quello che ti viene in mente, ci metti. Quello che ho, ci metto. Tanto le penne, quelle cose sono buone. Sì. Più robe ci metti. Più verdure abbiamo, meglio è. Esatto. Adesso, poi sta zitto un attimo, però adesso un attimino. No, ma è lei che non le vengono le parole. Allora, io per agevolare, per esigenze televisive, le penne con le verdure, piatto gustoso, proprio squisito. Questo è proprio buono. Ne sento. Come? Cosa c'è? Non sono buone. Dai. È schifoso. Come è schifoso? Cioè, ci ho messo. Ma chi ci ha messo in cosa qua? Cosa ci ha messo? Cosa ci ha messo in cosa te? No, io non mi permetto, non è che. Sanno del caffè, sanno? Il caffè. Ci hai messo il caffè? Ma no, beh, allora adesso come facciamo? È proprio una giornata già, no. Questa. Niente, allora quando proprio non vi entra niente, vuol dire che proprio è una giornata cosa, è una giornata. Una giornata storta. Che non va bene, è una giornata storta. Allora aprite il vostro bello sportello della cucina. Ecco qua, c'è pronto il sughetto pronto del pesce azzurro, cibi da mare. Ecco qua, frutti de mare. È questo, se fa tanto presto, più la pasta, butti giù e sei a posto. Pesce azzurro, parte dal mare, arriva al cuore. L'asta va avanti. Allora, hai capito com'è il meccanismo? Quindi la gente. Allora, c'è il venditore che dice: ho sta bella cassetta di pesce. Io parto da 15, do quella la ruota, gira fino a. Se uno non premia il pulsante, uno di questi che sono qui sopra, blocca. I compratori bloccano, vedi come gira. Questa costa poco, cos'è a 3 euro? Adesso in cima, cos'hai comprato? Ho comprato una tassa, quella che si vende e quella che c'è adesso, la prima sull'asta. Ecco, 9,94, il 250. 250, chi è il 250? Quel signore là. Notate che tutti i nomi dei pesci sono completamente in fanese, cioè non è che sia un pesce, no, giusto? Cioè, quindi anche gli anconetani sono costretti a sapere come si chiama a Fano il pesce. Ma più o meno. I nomi sono quelli. Il nome del pesce. Più o meno il pesce è quello. Tanto alla fine va free sempre dentro la bocca, il magni è fatta, sembra quello. Signora, questo, vedi, questa qua è proprio elasta. Sembra un teatro, sembra. È un teatro, un parlamento, se capi, è bello. Il parlamento del pesce, così. Sì, sì, capite? Vedete? Più o meno dice la signora, dice. Allora, quest'asta, signora, non è che possiamo. Io vengo, mi sveglio e vengo a comprare il pesce. No, cioè viene la gente autorizzata.
tu devi avere, devi aprire il conto in banca, no? Tra l'altro, perché una volta che tu premi il pulsante e compri a quel prezzo il pesce, immediatamente ti sconta sul conto in banca e ti vanno giù quei soldi. E se tu non hai i soldi non ti dà l'autorizzazione a comprare. Ah, quindi tutto quanto matematico, è tutto in regola. C'è la banca poi dietro aperta a quest'ora, perché a quest'ora subito uno va di là, prende, stampa e sa quanto ha speso. Prende la ricevuta e buonanotte. E va qui, ragazzi, tutto controllato. Sembra che non sia, ma siamo avanti, avantissimo. Il Parlamento del pesce è molto più avanti di quello normale. Ah, certamente, allora ancora male a discorrere, non si mette mai d'accordo. Qui invece fatta in un attimo, perché comprano. Tra l'altro, volevo dire, qui premi tipo giù il conto in banca, invece li premono e va su il conto in banca. Certamente. Un po' funziona un po' al contrario. Ecco, siamo dietro nelle cucine del Pesce Azzurro. Vedi, c'è Tiziana che sta scolando il fritto. Aspetta, che cosa abbiamo questo fritto? Fritto di calamari. Fritto di calamari, Orietta. Totani, il fritto di totani. Sono buonissimi, vedi, ci va un po' di sale, credo, adesso. Ci va sale. Certo. Tanto del fritto non ci metti sale. Fai piano che mi fa male qui. Cosa c'è? I totani? Poi cosa c'è? Sono le testoline dei calamari, sempre dei totani. E le testoline, come la tua. Anche te c'hai una bella testolina. C'hai la testolina fritta anche te. No, io c'ho un cervellone che... Ah, dai, non mi toccare che fai male. Aia. Oh, mamma mia. Guarda che non... è l'ultima volta che ti porto al Pesce Azzurro, aia. Allora, questi sono tutti i magazzini dei vari commercianti che si comprano all'asta. Ognuno c'è il suo. Ah, quindi praticamente ognuno che compra poi c'ha il suo magazzino dove... Qualcuno ce l'ha, qualcuno no, perché ci sono anche quelli che vanno in giro col camion, hai capito? Dipende. Gli ambulanti non ce l'hanno, per esempio. Allora, siamo arrivati, qui siamo sul retro. Il retro del mercato, alla fine dell'asta. Fine dell'asta. Il pesce che dove finisce, vediamo un po'. Viene consegnato. Ah. Siamo quindi alla fine. Il commerciante ha comprato il pesce. Ha comprato il pesce, va a riprendere lo scontrino e viene di qua e ritira la cassettina. Ritira la cassettina. C'è il biglietto. Nel suo posticino, quindi abbiamo detto nel suo posticino. Ognuno sa qual è il proprio posto. Cosa fanno qui i commercianti? Devono portare via il pesce. E il pesce sì, per andare in Umbria. È anche d'estate, quindi bisogna subito coprirlo di ghiaccio, no? Di ghiaccio immediatamente. Per arrivare sempre fresco. Se uno viene qua per dire un giorno ti vuoi provare. Non è andato in montagna, potrebbe venire qui e praticamente vedere l'effetto della neve. C'ho la slitta, vuole? Non ce l'ho la slitta. Potremmo fare una bella sciata qua su, al mare, sul mare, in riva al mare. Il signor, quando le ricapita, a livello del mare poterne venire solamente a Fano. Fa molto bene per la cervicale quello. A Fano? Ho capito, scusi? Una mano! Cosa ha detto? Una mano! Vuole una mano! Una mano! Un digestivo! Un digestivo! Una marissima! È digestivo! Una mano! Signora, ma una bella moretta? Oh! Adesso una bella moretta! Ma cosa c'è? Comunque una mano! No, signora, no, dicevo, la moretta, la bevanda dei pescatori, signora! Quella! È certo! Ma io la bella moretta! Signora! Vabbè, i cascati cosi? I denti. I denti. Voi cosa volete? Non so cosa. Una marissima o una moretta? Due morette. Due morette. Me la faccia bella cosa, eh? Bella fresca. Come? No, fresca. Cosa fresca? No, calda. Ma cosa calda? No, calda. Come bravo? Bella, come si dice? Bella forte, bella forte. Forte, carica. No, va bene. Perché forte è cosa, capito? Tanto sono tutte fatte la stessa dose, Ma questa è cosa. Signora, si è divertita? Ma che ci siamo divertiti? Aspetti. Molto ci siamo divertiti. Abbiamo riso come in baetta, abbiamo riso. Ho capito. Abbiamo riso molto. Ed è il momento, signora, di lanciare la prossima puntata. E in dove? E chissà dove andremo. Dove tocca all'Italia. Chissà se partiremo dal Pesce Azzurro di Fano, dal Pesce Azzurro di Vini, di Milano Marittima, chi lo sa. Senti che roba. Ma soprattutto andremo a scoprire un'altra caratteristica del nostro mare. E allora salutiamo tutti con un bel saluto che sarebbe al prossimo Pesce Azzurro Show.
ciao a te, quanto ci siamo divertiti, molto, molto divertiti, molto.